Buongiorno belli, benvenuti in casa Trippando. Io sono Silvia, su questo canale si parla di libri e di viaggi, ma anche quando si parla di libri c'è sempre un viaggio o un luogo dietro. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere sempre le notifiche su nuovi video e poi si parte per la Calabria, in particolare per Catanzaro, in compagnia di Elia Banelli e del suo giullare di morte. Go! Eccoci! Siamo in una Catanzaro un po' freschina di inizio dicembre e c'è un poliziotto, un brigadiere, il nostro protagonista Laganà, il brigadiere Laganà di origini calabre, che dall'Umbria viene fatto trasferire a Catanzaro per indagare su delle morti sospette. Il giullare di morte è un giallo, direi anche che è un noir, però mi piace tantissimo quello che è stato detto nella postfazione, ovvero che non si deve dire è un bel giallo, è un bel noir, è un bel libro. Ecco, il giullare di morte io l'avevo in attesa di essere letto da parecchio, perché solitamente ho il vizietto di leggere i gialli in estate e non so perché. Sarà che prima in estate c'erano un sacco di morti ammazzati, ora o non ci sono più, non lo so. O forse sono io che non guardo la televisione, ecco, anche quella potrebbe essere un'ipotesi e quindi non sono informata sui fatti. Fatto sta che per me, anche se, se si svolge in inverno, a me piace leggerlo in estate. Allora, il giullare di morte è un libro bellissimo. Innanzitutto io vi parlo dal mio punto di vista di interesse, che è quello geografico. C'è Catanzaro raccontata molto bene. Allora, il viadotto Morandi devo dire che mi ha fatto morire parecchio. Ogni volta che ci saliva Laganà mi faceva stare in ansia. Morandi, come quello di Genova, avete capito bene, proprio lui. Però queste case arroccate, questo centro storico è descritto in una maniera meravigliosa e devo dire, nonostante non ne parli così bene Banelli, mi fa venire voglia di andarci a scoprirlo. E poi ci sono i sapori. I sapori della Calabria sono unici, sono forti, sono un marchio di fabbrica di questa terra e devo dire che mi ha colpito molto, è molto caratterizzante. Veniamo invece al giullare di morte, che sarebbe potuto essere ambientato anche altrove. No, non è vero. Allora, è ganzissimo. Innanzitutto, punto 1, la scrittura di Banelli. Da Dio, mi è piaciuta un sacco, è proprio scritto divinamente. Sono 300 pagine, 326 pagine. Io me le sono sparate serenamente in 3 giornate. Dico giornate, non solo sera, perché in realtà me la sono fatta in un weekend al mare, quindi un po' ho letto anche di giorno. Però, mare o non mare, di giorno si legge quando qualcosa ci tira. Io non so voi, però per me funziona in questo modo. Quindi la scrittura di Banelli super, la trama è molto interessante perché ci sono questi morti successivi e poi c'è un'ottantina se non 100 pagine in cui si sdipana tutto e Banelli piano piano chiude il cerchio, proprio quasi a spirale, fa una spirale più che chiudere il cerchio, delle vittime, di chi ha ammazzato, di chi ha mandato, di chi ha fatto. Veramente bello, ti tiene, e questi personaggi ganzissimi, oltre a Laganà che
è forte, poi lui guarda sempre le donne, è veramente ganzo. Però anche gli altri, ecco, anche i personaggi che trova in Calabria, quindi sia i capi, sia la sostituta procuratrice, insomma, personaggi veramente ganzi e anche i personaggi che incontra nel corso delle indagini. Approvatissimo, vi dico che è un libro ganzo, ganzissimo, se anche a voi piace viaggiare, piacciono i luoghi, super consigliato, però veramente consigliato a prescindere. Se non siete amanti dei gialli o dei noir, vi do il mio escamotage, che è il seguente. Oh ragazzi, ma quando voi guardate in televisione un film e c'è qualcuno che muore, cosa dite? Io quando ci sono le scene macabre, prima mi raccapricciavo, poi facevo, sì, ma è pomodoro. Ecco, qua è pomodoro su carta. Quindi non è che le scene macabre siano reali, sono inventate, per cui prendetele come un intrattenimento, però vedrete che è un intrattenimento bellissimo. Vabbè, poi devo dirvi che questa invenzione del mercante in fiera legato ai protagonisti è qualcosa di meraviglioso, veramente da di Banelli. Te l'invidio di averlo pensato, perché è veramente geniale. Garbato, garbatissimo. Leggetelo, fatemi sapere cosa ne pensate. Io ve lo dico qua, proprio spassionatamente. Leggendo ho visto che Banelli, che questo è il secondo Laganà, quindi c'è una precedente indagine del brigadiere Laganà, bisogna che io la recuperi, devo dirti che mi è garbato veramente parecchio. Dai, belli, allora fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un commento, leggetelo, poi tornate a dirmelo, però iscrivetevi al canale. Ma ricordatevi che se vi siete già iscritti non dovete ricliccarci, perché sennò vi disiscrivete. Tutto chiaro? Vi saluto belli, vi mando un abbraccio e statevi bene. Bye bye bye!